La storia di cuoco inizia 10 anni fa, quasi, all'Ivet, che era un ristorante che c'era nella stazione di Porta Genova. Poi ho fatto un po' di stage in ristoranti stellati in Italia e in Spagna, e poi sono andato a lavorare al Don Carlos, per poi aprire insieme ad Eugenio al mercato in via Santa Eufemia. Al momento della scelta poi fatidica, beh, vai, cosa fai? Diventi commercialista o fai il barman? Ho scelto il barman. Diciamo che ci siamo incontrati, io ero un loro cliente, loro hanno un altro, Eugenio e Beniamino hanno un altro ristorante che si chiama Sempre al Mercato, e prima sono diventato loro cliente, poi viceversa loro sono venuti da me a bere all'Atomic, da lì è nata un'amicizia e poi è nata questa collaborazione. Proponiamo vari tipi di hot dog, che sia con una base che si può comporre, noodles, sia in versione stir fry che in versione noodle soup, una grande selezione di yakitori e di contorni principalmente ispirati alla cucina asiatica. Con pepe di Sichuan, sriracha, che è questa salsa thailandese all'aglio e molto piccante. Gli hangover è nato proprio dall'esigenza, essendo uno che è molto frequentatore di altri locali e la mattina dopo comunque vado a lavorare, allora cioè, da esperienza personale ho scelto un 4-5 cocktail post-sbornia, che devo dire stanno andando anche abbastanza bene.